Ci sono altri? Sani, prego. Grazie Presidente. Allora, io volevo iniziare questo mio intervento ricordando un amico, un architetto, che è Gianni Bellucci, con cui spesso discutevamo di urbanistica di Empoli. Gianni ci ha lasciato quest'anno e lo ricordo con piacere in questa occasione per un motivo semplice. La sua tesi di laurea era strutturata sull'urbanistica di Empoli e quindi, diciamo, tutte le chiacchiere che ci siamo fatti ci hanno aiutato in questo periodo a capire non tanto anche il passato, certo, ma anche la prospettiva futura che la nostra città dovrebbe essere. La tesi si intitolava Empoli, la città delle tre rive, e questo chiunque abbia un occhio attento e meno di formazione partitica, mettiamo così, non può fare a meno di notarlo. La nostra città si sviluppa non come un complesso unitario, ma su tre rive. Noi ci sviluppiamo sulla riva dell'Arno, su una delle rive dell'Arno, e la ferrovia costituisce una riva destra e una riva sinistra, a cui poi negli anni successivi si è aggiunto una che potremmo definire una barriera corallina, non lo so neanche, che è la superstrada, che comunque si ha una permeabilità certo maggiore, ma che indubbiamente crea un freno anche a determinati sviluppi della nostra città. E questo è un problema che noi ci portiamo avanti storicamente da sempre. L'Arno c'è sempre stato, la ferrovia ce l'ha costruita insieme ai sottopassi il Granduca Leopoldo II di Toscana nel 1850. Quindi noi questa situazione tutti ce l'abbiamo trovata, anche chi storicamente era lì. E questa è una cosa che ha fatto da freno alla nostra città. Poi lo so che avete mandato i consiglieri Bartalucci e Piccini al circolo Arci a dire che risolverete questo problema, però fatto sta che ancora di questo problema di permeabilità e di sviluppo della nostra città siamo a niente. Ma non solo, ci restituite dopo 67 anni, cavallini, di continuità amministrativa in un certo qual modo, una città che non si è sviluppata in maniera organica, oltre a non aver risolto questo che è un punto fondamentale. Abbiamo uno stadio inserito nel tessuto urbano, abbiamo un ospedale che ha creato, ma non da ora nel 2008, dagli anni 80, problemi di viabilità in una zona già densamente popolata. Abbiamo messo in una zona periferica ma non troppo, centrale ma non abbastanza, un centro commerciale che, come tutti i centri commerciali, ha distrutto il tessuto urbano della nostra città in quel particolare settore. Ma se si vuole si può scendere anche a cose più piccole. In 67 anni di governo continuato ci restituite una città dove ci sono 20 tipi di lampioni, 30 tipi di cordoli, 50 tipi di paletti. Queste sono cose che poi ricadono in quelle che sono tutte le manutenzioni della nostra città. Poi si arriva oggi dopo 2 anni che siamo stati senza un assessore all'urbanistica. Le deleghe erano in capo al sindaco e oggi questa sera non c'è. E anche questo è un segnale importante, perché non si può pensare che l'assessore Mori in questa consigliatura sia il mandante unico dell'urbanistica. L'urbanista ha avuto un altro nome prima in questa città, che è Luciana Cappelli, sindaco. 2 anni, completamente buttati al vento per fare quello che dovevamo fare, regolamento urbanistico, strutturale, monitoraggio, come ci ricordava Bacchi, e via dicendo. E si arriva a oggi che ci viene spacciato questo regolamento urbanistico come un qualcosa di nuovo, quando sostanzialmente è un regolamento urbanistico che serve per tappare quei buchi che avevate creato e poco più, senza una visione complessiva della città nel suo insieme, ma come un insieme di progetti. E peraltro
aggiungo, neanche troppo legati fra loro, insomma. Questi progetti, che sono i PUA ma non solo, ci servono per recuperare tutto quello che negli anni era stato programmato nei vari piani regolatori dagli anni 60 ad oggi, dalle varie bretelline di collegamento tra Serravalle, la Statale, via Pratignone e via dicendo, che non siete riusciti a mettere a cantiere. Questo insieme ovviamente ai sottopassi. Ma non solo, in questo regolamento urbanistico purtroppo non c'è un insieme di un'idea, diciamo così, di collettività. C'è solo degli abitanti che poi in qualche modo staranno insieme. Non c'è uno scorporo, ad esempio, degli spazi a comune. Non c'è un piccolo freno che poteva essere messo a quelle abitazioni che hanno due piani e magari l'ingresso ognuno per conto suo. Non si è messo uno scorporo alle lavanderie in comune, non si è messo uno scorporo a quelli che potevano essere dei locali tecnici. Così si crea una collettività e non un insieme di persone. L'area agricola periurbana, poco considerata, sembra quasi, l'idea è quella che adesso non è murativa, ma aspettate, forse abbiamo fatto un piano strutturale che prima o poi forse ci arriveremo a dover dare ancora le murative, mentre la zona periagricola è fondamentale di chiusura per quello che è lo sviluppo della città, di chiudere e urbanizzare all'interno, chiudere con il passato, con il paesaggio e urbanizzare al nostro interno. Come dicevo, la qualità degli spazi non c'è, gli spazi a comune non sono gestiti, ma non solo all'interno del costruito, ma anche verso l'esterno. Gli spazi verdi sono di risulta, sono spazi che poi non danno alla collettività la possibilità di diventare una collettività. Quante sale di quartiere abbiamo noi a Empoli non legate ad associazioni già presenti nel territorio? Zero. Non c'è una sala dove i cittadini possono andare a riunirsi per magari fare una riunione su un qualsiasi argomento. Non c'è in tutta Empoli. Questo è innegabile, ci sono ovunque le sale di quartiere, non ce l'abbiamo. Ma andiamo, guardiamo un attimo oltre, perché se no siamo all'oggi. Però noi sa l'obbligo di guardare al futuro. Che non c'è stata la concertazione, non sono stato io a dirlo, io ho letto quello che ci hanno detto l'associazione di categoria e non posso far altro che fidarmi. Ma noi sarebbe l'obbligo oggi, due minuti Presidente, di aprire subito un forum permanente per mettere insieme quelli che sono gli operatori del settore, le amministrazioni non solo locali, non solo la nostra, ma anche limitrofe, le associazioni di categoria, la CNA che ci ha detto che non l'avete sentita, la Confesercenti, la Confartigianato, ma anche i singoli cittadini, tutti insieme, con un tavolo permanente, un forum permanente, perché bisogna capire che siamo tutti sulla stessa barca. Quale poteva essere una prospettiva futura da dare a questo regolamento urbanistico? Una prospettiva futura poteva essere appunto tramite questa forma partecipativa continua di andare a prendere quelli che sono i fondi strutturali europei 2014-2020 e vi anticipo non se ne prende neanche una lira sull'urbanistica per riqualificare il nostro tessuto esistente che è quello che vi si è detto in tutte le salse. Questo regolamento urbanistico non lo va a fare perché costa di più in termini economici fare un recupero che fare il nuovo già convenzionato, già in alcuni PUA o in alcune espansioni di B2. Doveva servire questo regolamento urbanistico per creare un tavolo, per andare a prendere gli incentivi fiscali del 36% per la riqualificazione energetica. Ma si poteva fare di più, ve l'ho detto anche durante fase
di osservazioni. La regione Toscana, la legge nostra, ci dice si può concedere anche un bonus volumetrico qualora si vada a recuperare da un punto di vista energetico, perché questo bisognava fare, bisognava andare a trovare le condizioni economiche per andare a prendere tra incentivi, volumetrico, tutto quello che c'era per andare a riqualificare profondamente il nostro patrimonio edilizio esistente, che è pessimo, ma non è che è pessimo il nostro, è pessimo in tutta Italia da un punto di vista energetico e leggermente meglio sismico, ma è pessimo anche da un punto di vista sismico. E noi non si fa nulla, perché se io ho un'abitazione in zona B2 con eventuale ulteriore capacità edificatoria, però la mia zona per problemi nostri amministrativi è carente di servizi, io devo andare a pagare degli oneri di urbanizzazione più che se fosse nuovo. È questo che non può tornare. Consigliere. Sì, grazie Presidente. Io chiudo dicendo che in questo regolamento urbanistico ci avete raccontato che è un regolamento urbanistico di sana pianta nuovo. Non è così. Togliamocela dalla testa. Questo regolamento urbanistico serve per tappare i buchi e andare avanti. E in più avete messo delle cose estremamente rischiose. Alcune sono state tolte dalla Regione Toscana, dagli architetti e via dicendo. Mi riferisco in particolar modo al Palazzo delle Esposizioni. Però non basta. Non basta perché non abbiamo messo gli operatori nelle condizioni di operare. E neanche i singoli cittadini nelle condizioni di riqualificare il proprio patrimonio edilizio esistente. Quindi c'è poco e ce ne accorgeremo tra 5 anni, quando probabilmente di questo poco, anche per condizioni estreme, si arriverà a fare poco. Chiudo dicendo che queste sono le condizioni generali, però poi bisognerà anche scendere nelle condizioni particolari del nostro comune, del nostro ufficio. Non credo, come ho detto più volte, che tutti i VUA parteranno insieme. Però mi chiedo, gli uffici che non sono stati in grado, per carenze anche tecniche, di far partire questi piani attuativi negli anni, riusciranno, se questo mondo cambia, se succede qualcosa e riparte la famosa economia, che siamo tutti qui in attesa come se noi non ci sentasse nulla? Siamo in grado di metterli a cantiere e di dare una risposta agli operatori che ci chiedono come fare? Non credo, perché se il nostro ufficio sta aperto un pomeriggio la settimana, probabilmente è impossibile che riesca ad assorbire anche il carico minimo di quelli che si faranno un pianto, un lamento, andranno da una banca, chiederanno un finanziamento per fare una strada, la banca casualmente glielo concederà e dovranno andare a rivolgersi alla nostra amministrazione per poter operare. Non credo. Vedremo. Grazie Presidente. Grazie Pampaloni.